turno infrasettimanale sul sintetico di Sant'Omo Buono Terme e recupero dell'undicesima giornata rinviata per maltempo. Pontelanica in maglia bianca con in panchina l'allenatore in seconda Fiorona Vittorio. Polisportiva Berbenno, terzo in classifica con 25 punti. Arbitro della gara è il signor Tiraboschi di Bergamo. Ospiti in avanti. Poi palla che arriva a De Blasio, palla dietro verso Salvi Andrea, tira, para molto bene Murana, poi Gasparini mette in gol col suo piattone, trova la rete al 20° minuto del primo tempo, gol del Principe alla prima vera occasione del Berbenno in vantaggio. De Blasio, poi pallone verso Ruggeri, Berbenno che trova questa manovra esterna con Salvi Andrea, per snellare il Pontelanica, colpo di testa, arriva dietro ancora Ruggeri, prima intenzione, botta il colpo sicuro, palla per sopra la traversa, ci ha provato il vice capitano Ruggeri. Berbenno che sviluppa la propria azione sull'esterno per inserimenti del Blasio, cross di sinistro, copre testa di Lazzarini a liberare la propria area. Gasparini palla a terra, attenzione a questa deviazione, all'assist per Capelli che trova la rete numero 2 del Berbenno che è giunta al 44° del primo tempo, 2-0 per il Berbenno contro il Pontelanica. Qui siamo all'inizio di presa, attenzione alla rete numero 3 di Gasparini, ultimo gol stagionale, tiro piazzato, nulla da fare per Murana, Berbenno in vantaggio per 3-0. Pontelanica in difficoltà, c'è da segnalare che il segnaline del Berbenno Catellari aveva appunto segnalato palla che era uscita, ma il direttore della gara che convalida la rete. Berbenno che continua comunque ad insistere, Gasparini nell'area del Pontelanica, trova la quarta rete che è giunta al 7° minuto della ripresa. Precisimo gol per l'attaccante di Paveni, partito ormai chiuso per il Pontelanica grazie alla quarta rete del Berbenno. Dalla bandierina il Pontelanica ci va Comotti, pallone nell'area del Polisportiva Berbenno, va rinvio Gerosa, poi Giordano che insiste, c'è questo rimpallo, attenzione, altro rimpallo che favorisce Colosio che incredibilmente manda fuori al minuto 10 della ripresa tu per tu con Vansalli. Occasione per il Pontelanica per almeno il gol della bandiera. Salvi Andrea per vie centrali, trova la rete al 15° minuto del secondo tempo, quindi Berbenno sul 5-0 giallo-blu contro il Pontelanica. Dalla bandierina Salvi Andrea, attenzione a Falgari, su colpo di testa e trova la rete del 6-0 del difensore centrale. La squadra del Berbenno riceve complimenti anche di Biscardi Mattia, forse un po' troppo risultanza, però ci sta per la soddisfazione personale della rete del centrale difensivo Valdimagnino. E qui termina la gara, Berbenno che sale quindi al secondo posto in classifica, meno 9 dal Mediolago. Pontelanica che domenica prossima dovrà vedersela nello scontro diretto contro il Ponte Calcio. Eccoci qua per questo turno infrasettimanale, siamo con Paleni, punteggio tennistico contro il Pontelanica questa sera. Diciamo sì, al punteggio non si può recriminare, anche se il primo tempo siamo andati un po' in difficoltà, abbiamo perso un po' il centrocampo, però i ragazzi penso che volevano questa vittoria dopo la debacle che abbiamo avuto domenica. Ecco, infatti debacle c'è stata domenica scorsa contro il Bonatesotto, Berbenno che prova a rifarsi, partita di cartella domenica prossima contro il Mediolago. Sicuramente ci faremo trovare pronti, è una partita che penso che i ragazzi non ci sia bisogno di dirgli niente perché la sentiranno già loro, metteremo in campo la formazione migliore e cercheremo di dargli filo da torcere, poi è sempre la palla rotonda e sarà lei a dire da che parte penderà la bilancia. Eccoci qua, siamo per il post gara Polisportiva Berbenno Pontelanica, siamo con Torri. Questa sera Pontelanica trova 6 reti contro e sicuramente ci sarà qualcosa da fare per quanto riguarda il mercato invernale. Sicuramente, soprattutto in fase offensiva manchiamo. Primo tempo, secondo me, abbiamo giocato i primi 20-25 minuti molto bene e poi dopo abbiamo trovato un gol su un fuorigioco che non c'era e in più una punizione. Ci ha tagliato le gambe, poi il 2-0 alla fine del primo tempo. Siamo partiti male nel secondo tempo.
e Ponteranica che ha trovato la terza sconfitta consecutiva, situazione deficitaria in classifica, quindi sicuramente ci sarà da recuperare terreno e risalire in classifica. Soprattutto già partendo da domenica che giochiamo comunque con l'ultima in classifica a pari punti e lì è uno scontro diretto che dobbiamo per forza vincere. Ecco, c'è stato di buono che Colosio e Comotti hanno giocato molto bene il primo tempo, poi si sono spenti anche loro come tutta la squadra. Sì, si è spenta la squadra, però ricordiamoci che noi avevamo dentro tre giocatori della Juniores, compreso il portiere, avevamo dentro tanti 2002, 2003, 2001, tanta, la squadra è veramente giovane, stiamo costruendo comunque. Ecco, infatti per costruire ci sarà un girone di ritorno che il Ponteranica proverà davvero a recuperare terreno, avrà bisogno sicuramente di punti. Molti, dobbiamo per forza trovare una punta, prima di tutto una punta, e perché è vero che sono tante partite che non vinciamo ma non segniamo neanche, quindi di sicuro una punta va trovata.